battaglia contro le fiamme. Torniamo ora in Italia, a Roma, dove all'ospedale Pertini c'è stato uno scambio di embrioni. Una madre al quarto mese ha in grembo i gemelli di altri due genitori. Il reparto è stato subito chiuso ed è stata aperta un'inchiesta. A dicembre era riuscita con la fecondazione assistita a rimanere incinta, ma la felicità di aver coronato il sogno di avere un figlio è durata appena 3 mesi. Tanto è passato tra la notizia che l'embrione aveva attecchito perfettamente e la successiva scoperta che in grembo aveva due gemelli che non erano suoi. È accaduto all'ospedale Pertini di Roma, come racconta il quotidiano La Stampa. Il 4 dicembre scorso 4 coppie si sono presentate qui all'ospedale Pertini per sottoporsi alla fecondazione assistita. Per 3 di loro la procedura ha avuto successo. La donna rimasta incinta di 2 gemelli qualche settimana fa ha deciso di effettuare un test genetico. La risposta è stata l'unica che proprio non si aspettava. La gravidanza procede al meglio, ma i profili genetici dei 2 feti non sono compatibili con i genitori. Probabilmente c'è stato un incredibile errore al momento dell'impianto dell'embrione. Ci deve essere stato uno scambio con quello di un'altra donna. Una notizia forse senza precedenti che provoca reazioni a catena. La chiusura immediata dell'unità medica per la sterilità del Pertini. L'istituzione tempestiva di una commissione di indagine che si riunirà domani per capire come sia potuto accadere il madornale errore medico. E la ricerca delle altre 2 donne che si erano sottoposte nello stesso giorno alla fecondazione assistita. Per verificare se anche una di loro abbia in grembo un figlio di altri. La ASL Roma B ha dichiarato di essere ancora in attesa del test di conferma definitivo sul caso della presunta incompatibilità genetica. È una cosa sconvolgente. Abbiamo immediatamente avviato un'ispezione condotta dal Centro Nazionale Trapianti, che è l'organo responsabile e di vigilanza proprio sulla tracciabilità anche degli embrioni. E sulla procreazione medicalmente assistita ci sono delle regole molto stringenti sulla tracciabilità che dovrebbero proprio scongiurare ipotesi di questo tipo. Quindi adesso noi faremo chiarezza, vogliamo capire che cosa è successo e poi prenderemo i dovuti provvedimenti.